Buongiorno ragazzi, bentornati per l'ennesima lezione su Platone. E qui ho la mia portafortuna, la mia gattona Sophie, che però è piuttosto irrequieta e aggressiva e mi morde perché credo che voglia andare a dormire, vero? Si è stufato delle video lezioni. Saluta, saluta. Ah, guardate come mi morde, ma è incredibile. È meglio che la lasciamo andare. Ci dedichiamo a Platone. Salto. Abbiamo visto l'ultima volta, no? Nella scorsa lezione. Una descrizione che spero sia stata chiara dell'ontologia e della gnoseologia platonica, no? Vi ricordate? Esistono, c'è un dualismo, non un monismo, non esiste un'unica dimensione, un unico mondo, magari un unico mondo sensibile, come dicevano i filosofi naturalisti, i filosofi presofisti, i filosofi della physis. Ma anche i sofisti, anche Socrate, non c'è un unico mondo, un monismo. Esistono due mondi, due livelli dell'essere, un mondo immanente che sta qui, il mondo sensibile, e un mondo trascendente che Platone chiamerà anche, lo vedremo, un mondo intelligibile, un mondo sovrasensibile che sta al di sopra, da qualche altra parte rispetto al nostro mondo sensibile. Quindi un mondo immanente che sta qua, sensibile, dominato dagli oggetti materiali, dal divenire, dalle trasformazioni, da cose che non possono essere la vera realtà e non possono essere oggetto di conoscenza vera, di conoscenza scientifica, perché gli oggetti materiali del mondo sensibile sono effimeri, nascono, si trasformano, muovono, muoiono, non sono stabili, non sono eterni e immutabili. E poi abbiamo un'altra dimensione ontologica, quindi un dualismo ontologico, un mondo sovrasensibile, che sta al di là del nostro mondo sensibile, da qualche altra parte, che non è un mondo materiale, è un mondo trascendente, che trascende la natura fisica, il mondo delle idee e forme, degli archetipi ideali, in cui non ci sono oggetti materiali, ma ci sono i veri esseri, il vero essere rappresentato, no, ricordate, dalle idee e forme, dagli archetipi intelligibili che possono essere colti solo con gli occhi della mente e quindi dalla conoscenza intelligibile. Due livelli dell'essere, mondo sensibile e mondo intelligibile, corrispondono a due tipi diversi di conoscenza, conoscenza sensibile e conoscenza intelligibile. La conoscenza sensibile, che passa attraverso il corpo, cinque sensi, conosce gli oggetti sensibili e sarà sempre una conoscenza, una doxa, una conoscenza opinabile. Non la vera scienza, invece la conoscenza intelligibile con gli occhi della mente conosce gli archetipi, i modelli, le idee, le forme intelligibili che sono alla base, sono alla base della pluralità degli oggetti sensibili. Per capire meglio questo, Platone utilizza un paio di metafore all'interno della Repubblica, una alla fine del sesto libro e l'altra, il famoso mito della caverna, all'inizio del settimo libro. Vediamo prima la prima metafora. La prima metafora Platone la chiama la metafora della linea spezzata. Platone intende dire proprio questo, no? Cioè che c'è una linea che si divide in due, no? Due linee praticamente o due segmenti. Da ciascuna di questa linea si dipartono poi altre due linee, d'accordo? Quindi alla fine diventano quattro, ok? Allora, una di queste due linee, d'accordo, cominciamo dal basso perché proprio il mondo sensibile dà l'idea di essere più in basso rispetto a un mondo che sta, non lo so, al di là, d'accordo, trascendente. Allora, questa linea rappresenta il mondo sensibile, d'accordo? Il mondo sensibile, l'abbiamo visto, è il mondo della doxa, dell'opinione, perché all'interno del mondo sensibile la conoscenza non è conoscenza del vero essere e quindi è una conoscenza che è doxa, con lo stesso termine che usava Parmenide, che è doxa, ovvero opinione, d'accordo? L'opinione conosce gli oggetti sensibili, però attenzione, diciamo qualcosa di nuovo rispetto alla lezione scorsa. Gli oggetti sensibili e la conoscenza sensibile può a sua volta essere divisa in due, attenzione, una prima conoscenza, diciamo che quella più bassa,
è quando io non conosco con la vista, comunque con i cinque sensi, con il corpo, direttamente gli oggetti, per esempio questo tavolo oppure questo computer, ne conosco soltanto i riflessi, d'accordo? Cioè io conosco che cosa? Conosco le ombre. Conosco i riflessi degli oggetti sensibili, degli oggetti materiali, cioè io non sto vedendo questo tavolo, questo computer, sto vedendo l'ombra proiettata per terra, d'accordo? Oppure l'ombra proiettata sul muro, cioè io sto vedendo soltanto delle ombre, dei riflessi, d'accordo? Delle immagini. Quindi questo è è il punto più basso della conoscenza sensibile, doxa o opinione. D'accordo? Abbiamo qui la conoscenza sensibile. Capite? Si divide a sua volta in due parti, in due gradi di conoscenza. Quando io non vedo direttamente gli oggetti materiali sensibili, ma solo le loro ombre, le loro riflessi, i loro riflessi, io ho una conoscenza immaginativa, d'accordo? Perché vedo le immagini, ok? Non gli oggetti direttamente, ne vedo le ombre, i riflessi, le immagini. Quindi abbiamo una conoscenza immaginativa che fa riferimento, capite, a questa prima linea. Questa è la conoscenza immaginativa, magari la chiamo A. Poi quando io insomma, progredisco nelle mie capacità conoscitive, cosa vedrò? Non vedrò più le immagini, i riflessi, le ombre degli oggetti sensibili, vedrò direttamente gli oggetti sensibili, ok? Vedo direttamente questo computer o quel muro, non le loro ombre. Quindi il grado migliore, il secondo della conoscenza sensibile, doxa opinione, è la conoscenza degli oggetti sensibili, ok? La chiamerò B. Ok, attenzione, la conoscenza degli oggetti sensibili, ma è il grado più basso della conoscenza, ovviamente la linea superiore è l'episteme, cioè non è la conoscenza sensibile, ma è la conoscenza intelligibile. Ma andiamo con ordine. Parliamo prima della conoscenza sensibile. Si divide in due gradi. Quella più bassa, la conoscenza immaginativa, che abbiamo chiamato A, e poi quella migliore, qui conosco gli oggetti sensibili che abbiamo visto, sono i simulacri, sono soltanto le copie illanguidite della vera realtà, perché la vera realtà sono i modelli intelligibili, le deforme. Tuttavia è già un progresso rispetto a quando conoscevo i riflessi, le ombre degli oggetti sensibili materiali. Ora conosco direttamente gli oggetti sensibili. Attenzione, questo tipo di conoscenza Platone la chiama credenza. Perché? Ovviamente perché io conosco direttamente gli oggetti sensibili, ma questa non mi dà la vera conoscenza, la conoscenza del vero essere, della vera realtà, è pur sempre una credenza, d'accordo? Con termini greci, la conoscenza immaginativa è l'eikasia, mentre invece la conoscenza diretta degli oggetti sensibili, la credenza, in greco si dice pistis. Quindi abbiamo visto che la conoscenza sensibile, la doxa, si divide a sua volta in due. La conoscenza dei riflessi degli oggetti sensibili, che è la conoscenza immaginativa, in greco eikasia, è la conoscenza diretta degli oggetti sensibili, ok? Che è la credenza, e in greco pistis, d'accordo? Conoscenza immaginativa, credenza, ok? Questa invece è la credenza, appunto, la possiamo chiamare B. Poi, andando all'episteme, cioè la conoscenza intelligibile, all'altra metà della linea spezzata, anch'essa, attenzione, può essere divisa in due gradi, un grado inferiore o in un grado superiore. Attenzione, prima di conoscere le idee in sé, le idee, forme, gli archetipi intelligibili, il vero essere, io conosco qualcosa che si avvicina e sono gli oggetti matematici, ok? Questo primo stadio inferiore della conoscenza intelligibile, Platone lo chiama dianoia in greco.
La diano gli è la conoscenza matematica, ok? È la conoscenza degli oggetti matematici. Platone, infatti, la chiama dianoia. Dianoia in greco, attenzione, vuol dire conoscenza mediana, conoscenza media. Perché? Forse avete capito. La conoscenza degli oggetti matematici, della matematica, a cui Platone dà una grande importanza, è una conoscenza che in qualche modo è intermedia tra la conoscenza sensibile e la conoscenza intelligibile. Gli oggetti matematici sono in qualche modo, capite, il corrispondente di quello che nella conoscenza sensibile erano le ombre, i riflessi degli oggetti sensibili. Anche qui nella conoscenza intelligibile abbiamo due gradi. Nel primo grado si conoscono i riflessi, d'accordo? Si conoscono i riflessi delle idee e forme. E questi riflessi delle idee e forme, queste ombre delle idee e forme, sono gli oggetti matematici, perché gli oggetti matematici si avvicinano alle idee e forme, ma non sono ancora una conoscenza veramente piena, perché gli oggetti matematici, pensateci, sono a metà strada, quindi Platone li tratta come una conoscenza, quella della matematica, che è a metà strada tra il sensibile e l'intelligibile. Per esempio, quando studio le proprietà del triangolo, io posso anche studiarle in astratto, considero il triangolo senza disegnarlo, d'accordo? Posso disegnare tanti triangoli diversi, ma in realtà io che cosa faccio? Dico che il triangolo lo definisco come una figura chiusa, un poligono con tre lati, tre angoli, tre vertici, d'accordo? E quindi io ho una definizione in qualche modo intelligibile, capito? In qualche modo ideale del triangolo. Capite cosa voglio dire? Ho uno schema del triangolo, ho una triangolità, d'accordo? Perché io posso immaginare esclusivamente nella mente quelle che sono le caratteristiche astratte che possono essere applicate a qualunque triangolo possibile. Però in realtà per visualizzarle meglio, sia nella mente oppure fuori nella realtà sensibile, io devo disegnare un triangolo particolare, cioè o anche immaginarmelo nella mente. Quindi il triangolo è intelligibile perché insomma lo schema del triangolo e le caratteristiche di qualunque triangolo io posso concepirle in maniera astratta, senza far riferimento a degli oggetti materiali, però di fatto poi per metterle in pratica io devo per forza immaginare nella mia mente oppure disegnare un triangolo sensibile, un triangolo che è qualcosa di materiale, di spaziale, d'accordo? Quindi capite, gli oggetti matematici, questo vale anche per i numeri, la serie dei numeri posso immaginarla nella mia mente, però poi in realtà per comprenderla quando io penso all'1, 2, al 3, in realtà penso anche a degli oggetti, no? Che un libro, due libri o tre libri, quindi me li figuro anche in maniera spaziale, in maniera sensibile. Quindi vedete, gli oggetti della matematica rappresentano una conoscenza mediana, dianoia. Infatti, dia in greco vuol dire attraverso, in mezzo, d'accordo? Noia corrisponde a noesis, vedremo poi tra poco questo termine, che significa conoscenza, ok? Quindi una conoscenza mediana. La conoscenza matematica è preliminare, ti aiuta ad arrivare alla conoscenza migliore, perché è la forma più bassa della conoscenza intelligibile. La forma più alta invece della conoscenza intelligibile, attenzione, è ovviamente la conoscenza che conosce le idee e forme, gli archetipi, quegli oggetti in sé puramente intelligibili che corrispondono ognuno di essi agli oggetti sensibili perché vi partecipano oppure ci somigliano. Questo problema vedremo Platone lo affronterà in genere, cioè alla conoscenza del bene in sé, del bello in sé, del giusto in sé, ma anche del cavallo in sé, del muro in sé, capite? Non sono solo archetipi, idee, forme di valori morali o di sentimenti, cose di idee che corrispondono alla virtù, di idee etiche e politiche, come forse pensava Socrate. Per Platone, tutto
ciò che esiste nella realtà, anche il verme, non so, anche le cose più apparentemente insignificanti, hanno un loro corrispondente nel mondo ideale. Quindi le idee forme sono idee che corrispondono a, sono solo una per ogni classe. Un cavallo corrisponde a tutti i cavalli sensibili, particolari, materiali del mondo sensibile, ma così vale per qualunque altra. Quindi le idee sono idee di concetti astratti, sono idee di sentimenti, sono idee di oggetti materiali, di qualunque cosa. Allora fate attenzione perché questa conoscenza, cioè la più alta, Platone la chiama conoscenza intellettiva. Attenzione, in greco noesis, fate attenzione a questa parola, noesis, che significa conoscenza intellettiva, intellezione, conoscenza intellettiva. Cosa succede? Ci sono due mondi, due livelli dell'essere. Il mondo sensibile, questa linea più bassa, che si divide a sua volta in due linee, è la conoscenza sensibile. Il mondo sensibile è il mondo intelligibile, al di sopra di questo divisorio. Il mondo sensibile è conosciuto dalla conoscenza sensibile, doxa o opinione, mentre invece il mondo intelligibile, questo di sopra, è conosciuto dalla conoscenza intelligibile. Due mondi, due gradi di conoscenza. Però attenzione, qui Platone dice che in ogni mondo non esiste solo una classe di esseri, ma ne esistono due. Abbiamo visto, all'interno del mondo sensibile esistono le immagini, le ombre degli oggetti sensibili e poi gli oggetti sensibili veri e propri. Quindi ci sono due tipi di conoscenza. La conoscenza immaginativa, eikasia, conosce gli oggetti, le ombre degli oggetti sensibili, i riflessi, mentre la credenza, opistis, conosce direttamente gli oggetti sensibili. Quindi vedete, la conoscenza sensibile si divide in due. Una funzione più bassa, che è la conoscenza immaginativa delle immagini, dei riflessi, e una conoscenza più alta, quella degli oggetti sensibili veri, conosciuti direttamente, che è la credenza. Quindi capite, mondo sensibile, conoscenza sensibile, si divide in due. La parte più scadente è la conoscenza immaginativa, l'immaginazione, la parte migliore è la credenza, che comunque non basta, infatti si chiama credenza, pistis, perché io sto conoscendo solo gli oggetti sensibili, non i loro corrispondenti reali, cioè le idee intelligibili. Allo stesso modo, il mondo intelligibile viene conosciuto dalla conoscenza intelligibile e a sua volta questa si divide in due parti, ok? Quella meno nobile, che conosce gli oggetti matematici, ed è la dianoia o la conoscenza mediana, è quella più nobile che conosce invece le idee e forme di cui gli oggetti matematici sono il riflesso, d'accordo, che è la conoscenza intellettiva oppure noesis. Spero che non ci siano confusioni, ok? Lo dico in italiano. La conoscenza sensibile si divide in conoscenza immaginativa, che conosce i riflessi degli oggetti sensibili, è il grado migliore, la credenza, che conosce gli oggetti sensibili in maniera diretta. Mondo intelligibile, la conoscenza intelligibile si divide in due parti, due tipi, gradi di conoscenza. La conoscenza mediana, che conosce gli oggetti matematici, è la conoscenza intellettiva che conosce gli archetipi ideali, le idee e forme. Quindi attenzione, conoscenza sensibile, opinione si divide in conoscenza immaginativa e credenza. Conoscenza intelligibile, cioè scienza, si divide anche qui in un grado più basso, conoscenza mediana, e in un grado più alto, conoscenza intellettiva. Conoscenza mediana conosce gli oggetti matematici, la conoscenza intellettiva conosce le idee e forme, gli archetipi ideali. Lo vogliamo dire in greco? Nel mondo sensibile c'è la doxa, che si divide in due, eikasia e pistis. L'eikasia conosce i riflessi delle cose, degli oggetti sensibili, la pistis conosce gli oggetti sensibili di per sé. Mondo intelligibile, l'episteme, la vera scienza, la conoscenza intelligibile, si divide in due tipi di conoscenza. La dianoia, che conosce gli oggetti matematici, la conoscenza mediana, è la noesis,
conoscenza intellettiva che conosce le idee e forme, d'accordo? Spero che sia chiaro. Quindi non abbiamo più due tipi di conoscenza, sensibile e intelligibile, ne abbiamo quattro, perché sia la conoscenza sensibile sia la conoscenza intelligibile si dividono a sua volta in due, d'accordo? Conoscenza mediana, la conoscenza di oggetti matematici, perché conoscenza a metà strada tra il sensibile e l'intelligibile, non so per quale misterioso motivo molti libri di testo la chiamano conoscenza discorsiva. Per me questo è un mistero, se sapete spiegarmi perché, Platone la chiama conoscenza mediana, le più recenti traduzioni in italiano dicono conoscenza media, conoscenza mediana. Che vuol dire conoscenza discorsiva? Sì, Platone dice che si attua attraverso i discorsi, le conoscenze matematiche, ma tutti i tipi di conoscenza si attuano attraverso i discorsi. Quindi non capisco perché spesso, ve lo dico perché lo potete incontrare, lo trovate, conoscenza discorsiva, però in realtà la conoscenza degli oggetti matematici è la conoscenza mediana. E poi invece attenzione, la conoscenza intellettiva, cioè noesis, è il secondo grado della conoscenza intelligibile. Quindi attenzione terminologicamente a non fare confusione tra conoscenza intelligibile e conoscenza intellettiva, ok? La conoscenza intellettiva non è la stessa cosa della conoscenza intelligibile. La conoscenza intellettiva con l'intelletto, con l'occhio della mente, è la parte più alta della conoscenza intelligibile, ok? La conoscenza intelligibile si divide in un grado più basso conoscenza mediana e in un grado più alto conoscenza intellettiva. Quindi attenzione a distinguere, a non confondersi, perché il termine è molto simile tra conoscenza intelligibile e conoscenza intellettiva. Allora, molti di voi mi diranno, ma abbiamo già capito che questi tipi di conoscenza, ecco, questa la possiamo chiamare C. Questa la possiamo chiamare D, sono a due uguali e avete ragione, cioè il primo grado di ogni tipo di conoscenza corrisponde al primo grado dell'altro tipo di conoscenza, in particolare, no? L'immaginazione cosa conosce? I riflessi degli oggetti sensibili. La dianoia, la conoscenza mediana, cosa conosce? Gli oggetti matematici che sono i riflessi degli oggetti intelligibili, d'accordo? E quindi in qualche modo A corrisponde a C, cioè capite, i primi gradi dei due tipi di conoscenza sono simili tra loro. Entrambi, sia A sia C, il grado più basso della conoscenza sensibile, il grado più basso della conoscenza intelligibile, entrambi conoscono i riflessi, le ombre. In primo caso le ombre degli oggetti sensibili. Nel secondo caso le ombre, cioè gli oggetti matematici, sono le ombre, i riflessi degli oggetti intelligibili, delle idee e forme. E così i due migliori, i due gradi più alti di conoscenza in entrambe le forme di conoscenza conoscono direttamente gli oggetti, la pistis o la credenza, direttamente gli oggetti sensibili, la noesis o conoscenza intellettiva, direttamente gli oggetti intelligibili. Capite? Quindi noi possiamo fare una proporzione, cercate di capire, potremmo dire che A sta a C, capite? Come C sta a D, è lo stesso Platone che fa questa proporzione, d'accordo? Cioè all'interno di ogni tipo di conoscenza, ognuno dei due gradi corrisponde all'altro grado, dell'altro tipo di conoscenza. Si corrispondono a due a due, capite? I due gradi più bassi, A e C, in qualche modo possono essere messi in proporzione ai due gradi più alti di ciascuna delle due tipi di conoscenza, opinione e conoscenza intelligibile, cioè B e D. Quindi possiamo dire A sta a C come C sta a D. Fate attenzione, noesis o conoscenza intellettiva, moltissimi, anche molti libri di testo blasonati, diffusi, non so perché, scrivono noesis. Questo è l'andazzo, la distruzione, la mancanza di rispetto per le lingue classiche, per l'antichità. Non si dice noesis. È vero che il verbo corrispondente è noeo, cioè conosco con gli occhi della mente, penso, d'accordo? Noeo. Noeo si dice noeo, c'è anche un termine diffuso anche in certe forme di filosofia del Novecento che è noema. Noeo o noema, anche
hanno l'accento davanti, ma noesis ha l'accento all'indietro. È un grave errore pronunciare noesis, si dice noesis, d'accordo? Quindi vedete che i due tipi di conoscenza si dividono a sua volta, la linea spezzata a sua volta, ogni parte della linea spezzata si divide, no? In due linee. Quindi, attenzione, possiamo fare questa proporzione. Ora, molti interpreti, anche se nel testo di Platone io non lo trovo, quindi sono piuttosto perplesso, vedo che molti libri dicono così, ma leggendo il testo di Platone non lo trovo, loro sostengono che questa, proporzione, molti interpreti, non avrebbe senso se capite il valore o la lunghezza delle linee fosse la stessa. Cioè, è come se io stessi dicendo 2 sta a 2 come 2 sta a 2. Che importanza ha questa proporzione? Quindi si può immaginare che per fare una vera e propria proporzione, capite, le linee abbiano valori diversi. Per esempio, in ognuna delle due grandi conoscenze, doxa e episteme, conoscenza sensibile e conoscenza intelligibile, capite, il grado superiore di conoscenza sia il doppio, cioè che la linea, capite? Sì, è il doppio rispetto a quella della prima conoscenza, ok? Per esempio, facendo così, A sta a C come C sta a D, potrebbe essere, per esempio, 2 sta a 4 come 4 sta a 8, capite? Immaginando quindi che l'immaginazione valga 2, la credenza che è superiore all'immaginazione valga 4. È così nella conoscenza intelligibile, la dianoia, la conoscenza mediana degli oggetti matematici, valga 4 come la credenza, e la conoscenza intellettiva valga il suo doppio, cioè 8. Molti dicono, ma no, ma in questo modo la conoscenza, la dianoia, che è pur sempre intelligibile, sarebbe lo stesso valore della pistis. Allora si può fare in un altro modo, capite? Si può fare A sta a C come C sta a D, si può fare per esempio 2 sta a 4 come 8 sta a 16, d'accordo? Quindi immaginando che non solo la credenza valga il doppio, sia lunga il doppio nella sua linea rispetto all'immaginazione, ma che anche il primo grado della conoscenza intelligibile, la diana della conoscenza mediana, sia il doppio rispetto alla credenza. Quindi 2 sta a 4 come 8 sta a 16, funziona lo stesso, ovviamente è corretta come proporzione. Questo per la verità non c'è nel testo platonico, io precisamente non lo trovo. Comunque spero di essermi spiegato. Adesso chiudiamo qui perché se no la lezione diventerebbe troppo lunga. Nella prossima lezione vi faccio vedere queste stesse identiche cose nel mito della caverna che Platone enuncia subito dopo la metafora della linea spezzata. Ok? Dice esattamente le stesse cose, con un'altra metafora che è un mito famosissimo di Platone, il mito della caverna. La linea spezzata, vi ripeto, si trova alla fine del sesto libro della Repubblica. Il mito della caverna, di cui parliamo la prossima volta, si trova all'inizio del settimo libro della Repubblica. Arrivederci.